una norma che deriva da una decisione assunta dalla federazione dopo che c'è stata la deregulation da parte della FIFA. La FIFA di fatto non ha dimostrato di essere in grado, non ha manifestato la volontà di riuscire a gestire le problematiche afferenti gli agenti, i procuratori, e quindi di fatto ha alzato bandiera bianca. La UEFA, che aveva e ha interesse a una maggiore regolamentazione, ovviamente può agire soltanto su delega delle federazioni, e peraltro con la presidenza di Michel Platini stava cercando una strada legislativa presso la Commissione europea, perché ritiene importante in qualche modo regolamentare questa attività. Le singole federazioni, nel momento in cui non hanno avuto più la norma generale della FIFA, hanno in qualche modo, diciamo, legiferato per dare, diciamo, un minimo di struttura regolamentare a questi rapporti, che sono rapporti importanti. Come se ne esce? Mi sembra che la decisione assunta, cioè quella di chiedere un parere interpretativo alla Corte, sia una decisione corretta, perché si tratta di una norma che ovviamente ha una disposizione di carattere generale, che poi va in qualche modo trasferita nella realtà diretta dell'operatività, e quindi, dato che rimane una norma di carattere generale, poi va in qualche modo collegata a quella che è la fattispecie che viene evidenziata, perché si parla di posizioni di vertice, si parla di posizioni un po' in termini generali, non facendo una netta distinzione fra l'aspetto, diciamo, di politica sportiva, tra l'aspetto tecnico, fermo restando che poi il direttore tecnico non avrebbe una titolarità diretta a convocare chi che sia, perché naturalmente questa titolarità rimane in capo ai singoli allenatori. Grazie. Grazie.